Proven. Ehi, ma vai a capire se sono live oppure no. Mistero. Sarà partita? Aspetta, no. Queste ci sono? Sono lives? Oppure no? Oh no, dove sono andato in live chat? Oh no. Ah no, sono in live. Ah. Ciao. Ciao amici. Mi ci ha messo mezz'ora. Allora, voglio un secondo vedere la latenza. Dico Mario. Appena sentite il Mario, scrivete Mario. Ciao, ciao amici, buona Pasqua. Buona Pasqua, ciao a tutti. Ah, ok. Non è così terribile. Che stai combinando un po' qua? Voglio giocare Death Stranding. Tanto Ale sta giocando Dragon's Dogma. Io non tengo niente da fare, giochiamo a sto punto. Mi metto qua, bello nel chill, tranquillo. Vedo tutto piccolo, però. Non riesco a fare la chat più grande, siete minuscoli. Io sto facendo una frittata? Male. Operatore Telecom Simulator. Ci facciamo un po' una partitina a Death Stranding. Però vorrei sistemare un pochettino di cose. Come mi sentite nel mentre? Buona Pasqua a tutti quanti, amici. Benvenuti, benvenuti. Come si farà? Se io faccio pannelli. No. Anzi, visuali, sì, pannelli. YouTube Live Control. Si sente bene, perfetto. No, quindi questo non mi interessa. Se volessi la chat, ma più grande, non si può fare con le orecchie. Ah, partecipanti, no, non voglio i partecipanti. Come si fa? Babbo, va niente. Allora, vediamo se si sente prima di tutto. Sentite? Aspettate. Troppo forse, mo sistemiamo. Secondo. Fermi. Ok. Un secondino. Lo facciamo tutto, eh. Ecco qua. No. Ma ci sono le clip pure qui? Ipoteticamente sì. Dovrei aver sistemato un pochettino di cose. Dovrei aver sistemato. Abbiamo anche sistemato il problema di Elden Rings. La mia domanda ora è: ma sto gioco c'ha l'italiano? Ti prego, grazie a Dio sì. Grazie a Dio all'italiano. Ok. Anche doppiate, che cosa meravigliosa. Io non metto la cam perché sono con il pigiama, eh. Sono in pigiama, miei cari amici. Ciao Gog, ciao a tutti amici. È davvero molto strano perché alcuni di voi hanno il loro nome, quindi non li riconosco. Mettilo in coreano, potrebbe essere divertente, però non so se è una bella idea. Sono vestito meglio, ma come si permette questa? Come si permette? Ciao Michele, buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. 2 minuti e partiamo, dai. Io sono in attesa di amici di famiglia, non posso stare in pigiama. Unlucky. No, tu non hai il tuo vero nome. Ciao Marcone, buonasera, buonasera a tutti quanti. Io ho attivato Windows sulla chat, un casino, si sovrappongono le scritte. Oh Maron. Sul cellulare non ci saranno altabers. Effettivamente. Oh mio Dio. Che cazzo è lì sopra? Allora, ho alzato lo sguardo dove di solito c'era un ragno e ora c'è una figura nera enorme che non so che cos'è. Probabilmente è una sua preda. Ciao Irene, buonasera. Guarda, che cazzo è? Ale? Ho paura. Ma se l'hai rubato il ragno? Sì, l'ho scavato nel naso. Ma che cazzo stai a dire? Ciao Alessia, buonasera, buonasera a tutti quanti. Benvenuti. Allora,
Oggi proviamo giusto. Ciao Jack, proviamo giusto Death Stranding. Vediamo se mi può piacere. Che così magari man mano lo continuiamo per i fatti nostri. Ciao Ontri, è la seconda live che facciamo. In realtà ogni tanto così nel chill avvio le live qua su YouTube, ma proprio a caso, a random, perché così io posso giocare e qualcuno mi fa compagnia. C'è Ale che giustamente gioca a Dragon's Dogma e io non c'ho un cazzo da fare, né niente di bello che voglia fare se non giocare. Però lo sapete, da solo non riesco a giocare. Vai. Non riconosco nessuno, troppi nomi veri. È veramente strana come roba. Allora, facile, molto facile. Facile, normale, difficile. Sentito la necessità di un altro live. Mi fa piacere, ci facciamo compagnia entrambi oggi. Ale, ancora non ti sei rotta di Dragon's Dog? Ma no, ci sta giocando, lei c'ha più pazienza di me. Hai finito l'uovo? No. Sì, dai, normale. Ciao Andrea, buonasera. Tutto bene? Ho mangiato veramente tanto. Infatti, ciao Iri. Volevo prendere la pizza, ma non ce l'ho fatta. Eccola, cominciamo. Sì, Giuseppe, giusto così per farci compagnia un pochettino. Infatti sto senza cam, con il pigiama, grazie di Dio. Ah, ciao Bjorg. Ma non è vero, tu sei GOG. Come ti permetti? Oppure veramente sei... Ora è il dubbio. Ora è il dubbio. Confermo, sì. Ciao Gianluca. Io sono GOG, tutti e GOG. Compleanno? Facciamo che il 31, va. Oggi è giorno del nostro compleanno. Ma... Ah, mese. Ok. Sono stati osservati livelli maggiori di abilità Dooms sotto le persone nate nella costellazione come Cancro, Pesci, Balena, Delfine e Orione. Che cazzo sta di? Ciao Crystal. Il vulcano. Tu sei tabula. Prendete i poppy cornis. Che culo. Ma che culo ne ha questo signore? Scusami. Sì, infatti sembra molto buona. La mangiamo domani. Ciao Enokill. Ciao Cher. Ciao amici. Exagram, giusto così. Non tengo niente da fare. Sono dipendente dalla chat. È questa la verità. Sono un drogato dipendente dalla chat. Però sono proprio super nel chill, sono quasi sdraiato. Che giocone. Spero mi piaccia e magari veramente lo facciamo tipo appuntamento settimanale. Fu un'esplosione. Sì. Uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Pog. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. La musica di questo gioco. Un tempo ci fu un'esplosione. La musica, Dio mio. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. Mamma mia. E poi arrivò un'altra esplosione. E questo è il motivo per cui lo voglio giocare sto gioco. Quante esplosioni, già. Questo non ho mai capito se è grafica di gioco oppure no, perché è impressionante. Il horror. Sembra una foto. Questa già non mi sembra una foto, però. Che ficata. Mo vediamo. Madonna. Ciao Triumph, un bacio anche a te. È tutta grafica, porca miseria.
Ciao Daniel. Il T-Max. Voglio questa moto. Che poi, ok, l'ambientazione più o meno è tutta così, se non sbaglio. Però, Dio mio, se fa. Tutto bene, Mars, spero anche a te. E buona Pasqua a tutti quanti. Portiamo il mio casatiello. PS5, ragazzi, PS5. È la Director's Cut. Ma tu non tocchi per terra su quella moto. Ovviamente ci vogliono moto adatte. Sì, su... Cioè, te la devi prendere giusta, sennò veramente cadi per terra. L'hai mangiato il torta? No, raga, sto mangiando solo torta, non già la faccio più. Ciao, Edoardo! Mi hanno cagato in testa. Credo fosse acqua. Perché, se non sbaglio, c'è un problema con l'acqua in sto gioco. Eccola. I mostri petrolio. Ciao Crista. Quello qui. Ma c'ha la moto, il triciclo, Dean, scusami. Ma che moto è? La moto dei bambini. Vi fa strano non vedermi in cam? Esiste in realtà, lo sai? Perché? Oh no, gli uccelli! No, ragazzi, si sono spennati. Brum brum. No, ti prego, non mi far giocare. Voglio tutto video. Ciao, Crystal. È diventato un pupazzo delle nevi. Là, come si chiama? Ma si può ingrandire la chat? Non lo so, io non vedo niente, Campari. Cioè, io la vedo proprio piccola, la chat. Ciao, Davide. Ciao, Casey. E comunque tiene la maschera di Osimen, eh. Non voglio dire niente, ma è la maschera di Osimen. Oh, lo vuoi? Eccola. Fantastico. Tutto bene, Donuts. Spero anche a te. Don't be so serious. Serious. Recupera il tuo carico, poi trova riparo dalla pioggia. Oh, Dio mio, porti in spalla, vai. Si va, chat. Il casatiello perduto deve essere portato in salvo. Ciao, Shadow. Come stai? Oddio. Già mi sono perso. Che so, ste X? Ok, andiamo a prendere il casatiello. Recuperiamo il casatiello. Se nelle montagne venete piove, oh no. E come ci vado? Si può andare? Ciao ancora a tutti, amici. Mettetevi comodi, chilliamo un pochettino. Il tempo sarà quello che sarà, però stiamo un po' insieme. Ah, mi posso arrampicare pure, bello. Eccola. Vai. Don't be so serious. È per i barbedenti. Però, ragazzi, ora la chat dovrebbe essere abbastanza realistica in real time. Dico Mario. Scrivete il Mario. Benzoom. Ho messo latenza minima. È abbastanza mariosa. Sì, ma infatti non esiste... Cioè, io non so la gente come faccia a fare live per lavoro su YouTube. Diventi ciecato. Sono dei soldi? Sono dei soldi? Che ho trovato? Ah no. Che
che belli tatuaggi sulle mani. Voi non sapete quanto vorrei farmene uno. Sì, Giuseppe, giusto per come dire, chillare. No, tutto a posto, Gianluca, non ti preoccupare. Oh, ha preso un'irritazione? E villino sulle nocche. No, così non posso più uscire di casa. Ah, che male. Ma ragazzi, questo è quando d'estate io cammino e le gambe sfregano tra di loro, diventa così la mia pelle. Ma che sono sti... C'è del petrolio. Che dolore. Sì, le live su YouTube servono per apprezzare di più quelle su Twitch. Ma è vestita come Lady Gaga sta signora. Ma prendi lo stick per non fare attrito dalle gambe. Sai, mi metto un qualcosa di metallo che mi separa le gambe. Faccio prima. Me le avvito. Signora Porcospino. Il borotalco anche, sì. Tipo il Beyblade. Sì, Valerio, ma va bene così. Ciao, Impo. Se mi dà fastidio, lo tolgo, eh. Jurassic Park. Sono... No, non ho ben capito che cazzo sono ste cose qua. Noi questa parte qui la facemmo... fu il mio primo gioco, se non sbaglio, che mi diedero quelli di Evox. Vi sto parlando di almeno 3 anni fa. Che ci fai su YouTube? Chilliamo. Chilliamo un pochettino. Volevo giocare Dead Stranding, lo gioco insieme a voi. Perché sennò avrei già chiuso. Il gioco, intendo. Non perché non mi piaccia, ma perché non so giocare più da solo. Semplicemente per questo. Ah, ma stai su YouTube, si nota purtroppo. Signora, mi faccia sentire la sua voce soave. Mi dica tutto. Sì. Pure sta host sotto è meravigliosa. Mi ricorda un po' Dark. Non lo so, Mary, credo lo spiegheranno. Piangono pure. Mi propongo come compagnia personale quando vuoi giocare da solo. Grazie. Provoco. Ciao, viewer. Che bell'uomo. Beh, effettivamente è vero. Però ci vogliamo vestire. Svergognato, zuzzuso. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Ma siamo strani o sbaglio? Quindi hai le dooms. Come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Oddio mio, il doppiaggio. Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Ah. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Oh, cerco strano. Di non bagnarmi. Con te. È difficile con un ficone così. Scusatemi. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito. Scacata parlare. Totalmente, povera signora. Davvero? Sam Porter Bridges. Siamo famosi. L'uomo delle consegne. Ma state mettendo il like alla live? Mi escono dei cuori sulla chat, non capisco. Ciao Anto.
schifo! È un pipilo! Che fa, so mangia? Lo vuoi? Mi ero cavuto a mente stomaco. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. No, ti prego, non lo fare. Mi sento male. Saporito. Sento ancora le sue zampe in bocca. Va di lavorare per me. Deve essere dura lavorare da solo. Succoso. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. Era una bella signora. Giunta. Sono stati con me. È rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo. Non posso esserti d'aiuto. Da passato. Sei spugnata le mani. Nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Ha le mani tutte spugnate, chat. Il destinatario è in attesa della consegna. Comunque mi sa che devo prendere il terzo Gaviscon. Ho mangiato un po' troppo, forse. Stai andando in città. Che ombrello stupido è, scusami. Ma è inutile. Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. Ciao Enrico. E che cazzo serve? Serve a far piovere meglio in testa, non capisco. Mamma mia, Gog, per davvero. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca. Ah. Ma non può spazzare via tutto quanto. Effettivamente sì, Mary. Il passato non ti abbandonerà. Quindi la pioggia ti fa invecchiare. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Che paura, da fesse mamma. Ok. Però scusami, se la pioggia fa invecchiare quello che tocca, se tipo io pianto un seme di zucca, cresce istantaneamente. Barra ematica. Ecco là, già brunghite. Genio, scusami. Madonna mia, ragazzi, ma che bellezza è qua. Cresce e marcisce subito. Arriva già su al punto di morte, quindi, ok. Oddio. Oh. Ti vuoi togliere tutorial di merda? Oh, logo lì! Ho capito, basta! Voglio andare in Islanda. Dio mio, se sì. Oh no, mannaggia. Se cadi ti fai male. Evitiamo di farlo allora. Spettacolo. Che belle queste pietre. Ma pure il lago. Ma scusami, ma come cazzo è possibile? Cioè l'acqua è vera. Ma che cazzo. Le emote mancano, ma l'interazione in generale su YouTube è veramente poca, ragazzi. È veramente giusto per farci compagnia. Ciao Ran, ciao Jimmy. Guarda il musio qua. Ciao, buonasera a tutti. Come la va? Le mie emote. Dai Lino, possiamo mandare i cuoricini. Bello, grazie.
Che è là? Zombie so serious. Ma questo acquedotto qua in mezzo al niente mi rovina il mood. No, non fate come coniglio, vi prego. Aspetta, devo... Il Mose. Aspettate. Se clicco a quello che succede, fai un intervento al cuore a qualcuno. Sono stanco. Penso proprio di sì, passa. Ma lì c'è anche uno scacciasogni. Fichissimo. Un like se mi volete bene. Farmaci intelligenti. Perché ci stanno pure i farmaci stupidi, non ho capito. Che fa? Che fai? Oh! Cambia postura. Che cazzo significa? Bello, bello comunque. Davvero bello. Ciao Lori, ma qual è il cambiamento di che? Semplicemente sono in live per giocare, per fatti miei. Di domenica. Non è cambiato assolutamente niente. Se clicco il 100 quindi divento professore. Che cos'è il 100? Io prendo tutto, non puoi sapere niente. Ciao Gog, buona cena. A Pasqua, ma tanto siamo tornati. Ale sta giocando, quindi sto anch'io. Oh mio Dio, sono diventato un mulo storto. Logui. Porca miseria. Ecco. Che emote de merda, Dio mio, che schifo, ragazzi. Ragazzi, come si cammina? Devo camminare così, se no cado, giusto? Oh, 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 oh. Raga, mi devo prendere un gavisco. Dio mio, che dolore. Un secondo. Eccoci. Eccoci qua. I gaviscon perché sei caduto? No, è che piedoni tondi. Vediamo i piedoni. Effettivamente è vero. No, è che ho mangiato tanto, chat. Soprattutto cioccolata. E poi ho fatto un grande errore. Ho preso l'ananas, ho mangiato. Ed è comunque un cibo super acido. E Dio mio, mi ha distrutto. Comunque, stendo pure un po' la sedia e... Ecco qua. E chi sta meglio di me? Vai. Una cosa potrei fare, un secondino. Pensa che l'ha mangiato anche Ale, l'ananas, solo che Alessandra è una pingona. Perché Alessandra è super allergica a tantissime cose. L'ha preso e subito gli si è stretta la gola. Ci addormenti se continui così, potrebbe capitare. Ci vorremmo vedere ora. Ho il mio pigiamino, quello lì dei Fegals Awards, tutto rosso. Giovanni, dovrei farlo, sì. Dovrei farlo, è vero. C'è stato un periodo che l'ho iniziato a prendere il protettore. E Dio mio, se mi ha aiutato. Però dovrei farmelo prescrivere, ipoteticamente. Eccoci qua. Tenere premuto quadrato. Ok. Ah, ok, qua si fanno le consegne, perfetto. Consegno tutto. Ok. E poi confermo, perfetto. Sarà stato il cioccolato anche. Però è veramente acido l'ananas. Me lo fa pure quanto bevo il succo. Ciao Psycho, lo so.
Vi vorrei... No, no, non vi faccio vedere. Sono tutto pigiamoso. Così tanto. Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Vi metto questo se volete. La sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Signora, molto interessante. Beh, ci hai fatto aspettare. Zoomiamo. Ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Network, Jimmy. Ok. Che bello pigiamo. Tra l'altro è pure tutto rosso, sembri Gabib. S Pog. Sono letteralmente il Gabib. Sì, ma quanti menu ci sono per... Basta, ho capito. Che cosa sono quelle mani terribili? Ma perché ha le manette? S di Sgavisco. Dopo ci ammanetterà. No, Jonah, siamo su PS5. E Dio mio, se comunque è spettacolare la grafica. Veramente tanta roba. Oh no, ci danno il motorino ora? No. Ma voglio guidare questa. Che cazzo è? Bellissimo. Ehi, che cos'è sta merda? Ma raga, ma se attivo 7TV anche su YouTube, si può fare secondo voi? Questo si chiama Franco, sicuro. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Vedo se non si può fare. Il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, come si fa? Mossa, te lo spiego strada facendo. No, non andiamo. Posso. Scusami. Come si farà? C'è Discord e Kick. Vieni a dare un'occhiata. Come cazzo si fa? Dal sito 7TV non si può fare. Per l'inceneritore. Oddio, devo trasportare un corpo? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Ma ti prego, non voglio. Non era malato, si è suicidato. Ah, cavolo. Come si poteva fare, ma ora non più? L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Un'inculata? Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Oh no, quello di Acerra, l'inceneritore di Acerra. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? No, ragazzi, ho bisogno di 7TV. Perdere il tiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Sto cercando, ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Dooms. Non trovo nulla. Non trovo nulla. È già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Aspetta. Proviamo Funker Face. Allora YouTube. La Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. Sam. E non scovole, no. Gia. Io le sento. Pure questo è solo per YouTube? Questo mi sono premunito. Un Bridge Baby, eh? Prevo... E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Vedo Better TTV. Oddio, c'è un criaturo! Un mamozzo! Ciao, Jack. Già, perché ti colleghi con la... Niente, Nish, baciato. Sconvolge anche me. Partiamo! No, non mi dire che funzionano comunque. Io non le vedo, purtroppo. Quindi unlucky. Giorgio, questo è uno di quei giochi che te lo devi veramente giocare in modo particolare. Devi stare concentrato, ma soprattutto rilassato. Perché sennò non ce la fai.
Non so chi mi ricorda questo signore qua. Era diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Un po'. Leggermente sì. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding. Guardate qua che bel signore. Sono la manata. Se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Og. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. Ma che bello quel ciondolino! Guarda là come e si allora muove, po'. La gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su. Ma che figata! Che poi tutta sta storia è stata pre-Covid. Che poi manca a fare apposta. Quando è successo il Covid per davvero i corrieri erano dei santi. Come l'arcobaleno? Che? What? Ma è al contrario. Quando arriviamo all'inceneritore. Sta per trasformarsi. Merda. Che cazzo significa sta per trasformarsi? What? E al contrario, sembra una saetta runica di Elden Ring. Aveva previsto tutto, eh sì. Gomblod, sia chimica. Il nome su YouTube come si cambia? Chat, aiutate Emilio. Ho paura? Oh cazzo. Oh cazzo. Il motore si è fermato. Apposta, allaghi. I fronti ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, non vedo un cazzo con sta cam, sincero. Ciao Isaac. Però che no, bello. Niente. No, non vedo una sega, chat. È tutto a posto. Tutto regolare. Questo BB deve essere rotto, non funziona. Ecco, è morto. Devi andare in impostazione modifica profilo, ok. Posso dire che questa inquadratura mi sta facendo venire la claustrofobia? O come cazzo si dice? È un po' strettina e non capisco dove guardare. Mi sta venendo l'ansia. La claustrofobia. Eccola. Morto. È fatto apposta. No, veramente mi ha messo ansia. Chat, metto anche io i cuoricini. Anzi, metto questo, la festa. Che succede se lo faccio? vedo le feste che metto io. Sono triste ora. Che cazzo è sta roba? La fobia di Babbo Natale, santa claustrofobia. Sei un coglione, sai, hai capito? Sei veramente un pingone. Spero che tu lo stia giocando con la luce spenta. Eh no, mi devi portare in ospedale se lo gioco con la luce spenta. Divento ciecato. Oh no. Ma poverino. No ragazzi, è diventato una macchina. Sono qui. È morto. Sì, tiralo, così lo spezzi. Non riesco a tirarti fuori. No, raga, okay. Bravi. Però gli sono diventati i denti d'oro. Poverelle, mo è diventato vecchio. È vero, Mars.
Concordo. Che manone. Sì, è sicuramente un gioco un po' deprimente, per amor di Dio. È molto artistico. Sì, sì. Che poi tutto sto casino per trasportare un morto. Ma buttalo nella minnezza, ma che ne è morta? Diventare vecchio in quel modo. E vai subito in pensione. Oh no. What the fuck? Eh sì, diventi vecchio subito. Ci chiamo Death Stranding, Eab, ciao. Risolto. Ma perché ha della porporina sulle scarpe? Ciao Marius. Siamo circondati. Madonna, avete visto quel coso enorme? A destra dello schermo. Aiuto! Ciao pirata! Ce n'era uno enorme a destra! Ma che cazzo sta succedendo? Non voglio mai più uscire di casa. Eccola! Il magotto! Scusa, ma vola o sbaglio quello? Sta Marco? Il bambino piccolo! Che piccolo! Scappa! Run away! No! Non è riuscito manco a spararsi, povero Cristo! Madonna santa! Questa scena è assurda. È assurda questa scena. Dio mio. Dio mio, che pipo enorme che è il signore. Immagino. Posso solo immaginare. No, ma guardare poi la sua pelle con quelle imperfezioni sul muso. Marò. No, i marò, quelli che sperduti in acqua. Marò, in senso Madonna. Oh no. Quante penne USB? Il bambino. Oh no, voi. Queste erano le scene del trailer. E calla. Hai perso creature. Nero di seppia. Oh no, quanto pesce. Vedi, se fossimo stati su Twitch ora, tutti a spammare il limite del pesce. Non quello di suo, che abbiamo quasi visto.
Vai, Virada, riposati. Che abbiamo quasi visto lo scroto. Finalmente un po' di pezzo. Ciao, Goldrake. Finalmente un gioco con un signore. Proprio Lori, Power Ranger. Bello. Sì, Gold. Siamo andati a pranzo alla madre di Ale. Ho mangiato molto bene. Tanto, devo essere sincero. Oddio. Oh. Ciao Michele. Oh mia signora. Bella sta canzone. Così Arg. Stiamo chillando, senza pretese, senza cam, senza niente, stiamo, ci facciamo un po' di compagnia. Così. Questo è, come dire, il nostro angolo chill, senza nulla a pretendere. La copertina dell'album di Nirvana. Non c'è la roba veneta, vabbè, per lo... non mi ricordo manco che ho mangiato. Ciao Lorenzo. Però ho portato il casatiello, ovviamente. Scusate. Ciao Fede. Oddio, devo giocare. Avevo dimenticato si giocasse in questo gioco. Sam è riemerso. Ciò significa che può tornare in vita quando viene ucciso, facendo ritorno da un luogo noto come l'abisso. Se dovessi finire lì, segui il filo per ricondurre l'anima di Sam al suo corpo e riportarlo in vita. Sì, 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 è proprio solo un momento chill che si fa quando c'ho voglia. Ciao, Liron. What? Oh, madonna mia. Bibi. No, non ti sento, sono un po' vattato. Ciao Casco. Qua comunque ci vogliono i foglietti per cercare di capire che cazzo sta succedendo, eh. Perché per ora non ho capito assolutamente niente. Ragazzi, spammate un po' le... come si chiamano? Le cose delle feste. Fatemi vedere un po' di trombette festose. Mi fanno ridere. Grazie, grazie. Le vuvuzela. Te lo spiega bene il gioco? Sì, immagino, assolutamente, appena iniziato. Questo è quello che è successo... Un tempo ci fu un'esplosione. Per colpa di qualcosa che abbiamo visto? La vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un biuk. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Gesù mio. Barre ematica, va bene, l'abbiamo capita. Quindi ci siamo fottuti il bambino di Franco. E ora lo siamo noi? Giusto? Cioè non è il nostro bambino, ce lo siamo rubati. È una serata sex andata male. Ora è il nostro. Ma questo piange sempre. Bridget.
Mi piace molto lo schiazzasogni che ha sempre con sé. Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Del toro! Non temere. Io sono lui. Un medico legale, di formazione. Non mi fido, Johnny. Che dolore. Mi chiamo Deadman. E ho dimestichezza con i morti. Ottimo nome. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io sì, però. Sì, il cast è stratosferico. Io non lo farei se fossi in te. È assurdo. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non Quasi. Sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? A TikTok? Pim pim pim. Noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Mi dà fastidio che io gli sì, la stessa barba di Del Toro. Che ore sono? E forse anche lo stesso fisico. Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Dai, non ho capito, me lo spieghi. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le Emily. Cosplay. Guarda. Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. I capelli no. Ovvero sì, lo faremo noi. Stronzo, Marius. Ma che diavolo, due giorni. In quel frattempo ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. What? Tu sei un riemerso. Ci sono presi la mia pipì? Molto speciale. I tizi della smaltimento cadaveri? Ci hanno rubato la pipì, chat. Central Note è stata spazzata via dalla faccia della terra. Game over, finito. Le cumme. Al suo posto c'è un cratere. Che schifo. Vi siete salvati solo. Ci hanno munto. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. Non volevo essere munto. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? No, come hanno buttato il bambino? Quanti. Non soltanto lo smaltimento cadaveri. Ma la mia equip, il QG, tutta Redford. Il cugino, il QG. E ogni anima di Central Not City. Ora la nostra base si trova a Capital Not City. O per meglio ma dire, lo stetoscopio d'oro. Generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica. Ma la squadra implementazione è stata decimata. Sì, e bella la cicatrice. Ciao Mary, buonasera. Due giorni. Quella situazione è disastrosa. Per fortuna il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Lui non ha capito un cazzo come me. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Ma mi sono appena svegliato, ti prego. Sono stanco. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Quale segno, scusami? L'altro come te lo sei fatto? Ah, la mano bruciata. Il braccio. Ho capito. Fico. Soffri di aptofobia. Che cos'è? Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento. Che cos'è l'aptofobia? Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. La fobia del contatto, ok. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Not? No. Al municipio? Non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Oh, maronna. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Comunque era una busta nella munnezza addosso del toro. Senti, Sam. Fai come Rossa, ti ho detto però. E vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? È perché non ce la faccio a camminare. Sono perché stanco. Perché io non sono qui per davvero. Pog! Ti chiedo scusa. Questo è solo un chilogramma. Presidente liquido, versa in contorni. E ora
Mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Effettivamente è vero, Campari. Ecco la morfina. Non hai l'outfit adatto per fare il critico. Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Quello che Guarda, mi fa ridere anche là hanno la morfina. È che sono vestito che esattamente nello stesso colore. Aspetta. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Oddio no. Hai davvero intenzione di rifiutare? Aspetta. Non funziona. Guarda, sono vestito esattamente nello stesso colore di Del Toro, solo che ho il pigiama. Ecco. Ah. No, no, me ne rivado. Ciao, ciao. Aspetta, ma... Se faccio la gamba così... Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Ecco. Vedete solo la testa. Vi va bene? Così va bene. Sono vestito da Natale. È effettivamente il pigiama di Natale questo. Come si zoomma? Avvio scansione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok, accettato. Ecco. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Adesso ho anche la cam. Minuscolo. Ordine di consegna, ecco. Per Sam Porter Bridges. Portare morfina all'area di isolamento. Adesso mi colpo una pasta. Ciao Simmons. Aspetta, non contrario. Mi vedete tutto al buio, però ci sono. Forse sono troppo zoomato. Ecco. Così forse si può fare. Sì, sono buissimo. Sono veramente buio. No, non sono in salotto, avrei avuto la cam. È che sta giocando Ale. Ecco. Sono un uomo piccolo. Aspetta. C'è solo la testa. C'è solo la testa così. Perfetto. Sei uno dei nani di Biancaneve. Lavori per me. Dino, il pacco, quale? Quale pacco? Il pacco, il pacco! Ecco, appena ho messo la gamba mi sono distratto. Togliamola comunque, ovviamente. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Il pacco, il pacco! Appena ho messo la gamba sono entrato in modalità live e ho iniziato a fare le cazzate. Allora, il pacco. Ah, questo è, a posto. Mi serve altro? Quale pacco? Pensavo il mio pacco. Non capivo. Che cos'è questo? Accesso al terminale. Ok. Si va. La morfina. Portiamo la morfina al presidente. Va. Vedi, non appena metto la gamba divento un coglione. È incredibile. Stavo giocando così bene. Il mio pacco era la testa, però. Che suono terribile ho appena sentito. Se ti sei perso, controlla la mappa con le M-Link. Non è difficile trovare l'area di isolamento. Se non ci sai arrivare, puoi impostare segnali e tracciare percorsi. Ok. Scopri come funzionano. C'erano solo video. Effettivamente ho giocato bene, ma erano solo video, quindi... Ok, ora si gioca a quanto pare. Non so dove devo andare. Ehi, ma qua la fotocamera. Come si apre la camera? Mannaggia, bubà. No, così si salta. Questo fa questo. Questo fa quest'altro. Questo fa... Pippo, pepo, pe. Sto mungendo le mucche. Ah, ciao. Non farci caso. Ma che cazzo? Ok. Allora, what? Aspetta, consegna la morfina. Ma io da qua sono partito.
Ah no. Ah no, devo andare qua. Ah vabbè, qua vicino. Posso mettere un segnalino però. Pianifica percorso. No, come si fa? Ah, l'ho messo. Ma non lo vedo. Aspettate. E là, vedete ora senza gamba, molto meglio. Credo di dover andare di qua. Giusto? C'è nessuno? Fatti proprio il percorso che è più comodo. E come cazzo si fa? Scusami. Scusa, questo è il mio indicatore. Quadrato. Ah! What the fuck? Sam, bello! Assicurati di essere sulla buona strada. Controlla la bussola. Quale bussola? Ma di che parla? Guiderà sempre senza errori. A patto che tu abbia una destinazione. Io ce l'ho una destinazione. Così. Ah, va bene, no, bellissimo così, easy. Va bene, capito. Si va, chat. Pam pam pam. Ehi! Ehi! C'è nessuno? La bussola la usi quando trovi una portola. Bravi, siete veramente dei commedianti. Mi chiamo Sam. Va bene, mentre mungiamo. Ciao Jack. Nicola! Central non c'era solo il cugino della Bridges. Ah, ma dobbiamo salire qua sopra. E aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Oddio, e come ci salgo? Se la presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. Ah no, però aspetta, no. Non è vero. Noi dobbiamo andare di qua. Easy, sicuro ci perdiamo. No. Facciamo le fiche. Che belle ranocchie. Dai, allora vi piacciono queste live chillissime proprio. Sì, chilliamo, stiamo tranquilli. Una volta ogni tanto. Tanto oggi era Pasqua. No. Giusto. Dimmi che qua prendo la moto, ti prego. Perché se prendiamo la moto è finita. Sì, poi ovviamente... Ah, domenica? Potremmo rifarla perché Ale è ad un corso, quindi sono da solo. Anche se il sabato facciamo da 12 ore, perché sì, sabato c'è da 12 ore di Elden Ring. Domenica potremmo rigiocare, però questa volta dal divano. Stavolta dal divano. E con la cam. Mostrano tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero. Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremmo iniziare. Sono tutti rossi. Dei mini gabibbi. No, Gold. Sono io, Deadman. Ciao, Fradmar. Scusa, mi ero sempre in pigiama, no. Eviterei di stare di nuovo in pigiama. Non mi vedete, vero, che mi sto grattando? Grazie. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Oh, no. Ma in due secondi. Servirà ad attenuare il dolore. Io ti vedo. In modo che lei no, possa prego, parlare dimmi. Con te in questi ultimi istanti. Sì, sabato, Gianluca. Abbiamo fatto il gol. La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Mia mamma? Dio non ti mi vede. Sembri vestito per l'occasione. Mi stavo solo grattando. Cambiati prima di entrare. Mi devo vestire Jacques Croat. Madonna mia, raga, che rabbia. Ho preso 20 euro di credito per la PlayStation e ho preso il pass, convinto di riuscire a prendermi il pass e Bloodborne. E indovinate un po', mi mancano tipo 50 centesimi per potermi comprare Bloodborne. Sono veramente triste. Ciao Carmine. Sono veramente triste. Perché Bloodborne c'è ma sul pass. E io volevo comprare direttamente il gioco completo. Ma quel signore è terribile. Sfigato. Quello già. È il braccio destro della presidente. Il direttore della Bridges.
Che uomo buzzuvo. Dai, Hartman. Che cazzo di nomi hanno? Tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Ma sono bellissimi. Toccherà farlo, Psyo. Quello sinistro non ce l'ha. Quanti sono, Sam? 10 anni? Boh. Guardaci. Dei senza morte che si rivedono così. Che cazzo sì, significa? Anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. E Osimen, anche lui, sì. Sono tutti giocatori del Napoli. E tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Ma scusami, ma quindi nostra madre sta morendo e noi non abbiamo fatto proprio niente, non ce l'ha fottuto una cazza? O non lo sapevamo, non sto capendo. Signora Presidente, ecco qui Sam. Però hai spiegato quindi perché ha nel cognome il nome dell'azienda? Ha senso ora? Che sta fa? Ora vi lasciamo soli. Hanno sbagliato, non è suo figlio. Rapporto complesso, me sa. Sam, sapevo che saresti tornato. Non lo so, Mars. Chi è la tuta della Decathlon, che è? Ma anche lei è un'attrice famosa. O sbaglio? Sì, lo so che tu mi odi. Amelie. Scusa, ma te lo ricordi che Amelie è non è Mabonino? Ci ha messo 3 anni. Credi? Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Come lei? Non è lei, Pingoni. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Ma chi cazzo è Amelie? Vi prego, spiegatemi, ho bisogno di capire. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. E chiama Fastweb. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. Grazie, Marzo, grazie. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Oh, tu... ammazzatoli! Signora, sente prima! È morta. Ma ragazzi, sta ti perdendo prego. Nero di seppia. Ciao padre. Ciao Jonah. Allora sei disposto ad aiutarmi? No, io... Più Europa per tutti. Ah cazzo, è vero, quella foto l'avevamo vista. Ti voglio bene, Sam. Anch'io. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Dead. Pure c'è Mario Isaac. Signora Presidente. È morta. Oh no. È morta. Cazzo, però è nostra madre e dottore, noi non battiamo ciglio. Adesso voglio giocare Metal Gear. Verdura. Il battito è calato. Non molli.
La stiamo perdendo. Ci abbiamo pianto veramente per delle cazzate e per questo la morte di nostra madre no. Ora del decesso. Ma ho come l'impressione che lui non sa chi è sta qui. E ho la stessa impressione, Shadow. Ciao pesca. Ho veramente la stessa impressione. Comunque mi dite come si vede. Si vede bene a livello di qualità o se vi sembra peggio rispetto a Twitch? No, no, il mio scopo è finirlo. Quando ho voglia di giocarlo, lo faccio su YouTube. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Grazie, amici, grazie. Quello che è successo non deve uscire spam da questa di trombette! Stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Giusto, Fed. Senza lo smaltimento cadaveri. Per quello siamo a posto. Ciao, Crystal, grazie per essere passata. Buona Pasqua ancora. Buona Pasqua. Sam. Ho come l'impressione che dobbiamo portare la signora. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere come voleva fare lei? Dovrebbe avere una codifica migliore YouTube. Da quel lato. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore. Il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Che cazzo significa? Cosa volete che faccia? Cioè, se non la bruciamo, noi abbiamo corrieri in questo esplode? Momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Sì, pesa molto ma meno. Il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Not City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Potrei streamare anche magari a 10.000 bitrate qua. Dei requisiti, le dunes, essere riemerso. Quindi io, perché? Sam, da come perché capito sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. What the fuck? Ma proprio sul più bello. Boh, valla a capire, ogni tanto lo fa. Il gatto? Pronto? Sì, esatto. Posso streamare veramente tipo anche a 100.000 bitrate, una roba del genere. Posso dire una cosa? E dici? La Presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato sì, senza sosta per poter riunificare la nazione. E riunifichiamola. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Va bene. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. No, non credo, Marco. Perché streami sempre a 1080. Quindi quello non cambia. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. È più un problema mio. Ma ha detto che morirà se Bridges muore. Anche se lei ci ha lasciato, una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo bene, l'America, dai, facciamolo, secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora America, tocca a te fare il primo passo, Sam, e portare il corpo della presidente all'inceneritore. Comunque sono proprio contento del giocattolino di Goku. Sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere.
ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Sembrava molto più brutto, invece non è così fatto male. Ci aspetta un dragone, la signora. Questa roba è super macabra. Sì, l'inceneritore è a sud-ovest. Ber. Ricorda che dovrai attraversare tutto il bene, territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Brava, bella idea del cazzo. Non sarà facile portare un corpo fin lassù. Bella idea del cazzo. No, macabra. Sarai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le... Cioè, sto portando mia mamma morta a Mordor. La macchina, la moto c'è. Anche effettivamente i mezzi ci sono. Però riesco a capire il perché non li usiamo. Non ci sono strade, a parte qualcuna tipo questa. Dobbiamo sì. portare il salmone. Oh, no, qui! Deadman ti ha istruito sulla Emily. Usale per vedere dov'è l'inceneritore. Ciao, Dark. Andiamo ad Isengard. No, mi fa troppo ridere sta roba che rischio di cadere all'improvviso. Sam, che boh. Devi ricordartelo, ma ogni minuto è cruciale quando si trasportano cadaveri da smaltire. A proposito, passate 48 ore dall'arresto cardiaco, si trasformano in CA, pronte a farci la festa. Bene. Vediamo di farci una cartella. Allora, Dino, attenta a nonna. Quale nonna? Questa è nostra madre. Raggiungere l'inceneritore non sarà affatto facile. Servirà se non riesci a trovare un percorso. Per questo ordine ti abbiamo fornito una serie di percorsi. Fico! In fin dei conti però spetta a te decidere come vuoi procedere. Va bene. Allora, mo so cazzi. Quali ci facciamo? Ci facciamo questo. Allora. Questo. Vabbè dai, facciamo così. E vediamo. L'importante è che lo vedo con L1. Ok, devo andare di là. Andiamo. Mannaggia, bubba, mannaggia. Che cazzo sto a fare? Sei collegato online? Suppongo di sì. Ragazzi, ma è impossibile. Ma non fanno prima a fare una zattera e lanciare il corpo nell'oceano? Ma non vanno prima a squagliarla da qualche parte, lì vicino? Che dance! Pim pim pere pam pam. Pim pim pere pam pam. Fermati. Ok. Sarà un lungo viaggio, chat. Nessuno? Nessuno? Pure un forno per le pizze. Simboleggiava il ricostruzionismo americano. Anche quando il vado, ma lo vedo io, chat. Il suo popolo si è disperso, ha portato avanti la convinzione di... Praticamente è la prima volta che giochiamo ora. La gente riteneva che l'America potesse ancora risorgere, perché tutti credevano in lei. Ma non abbiamo caldo questa tuta. Crediamo di poter ricostruire ancora il nostro paese. L'America è viva, insieme allo spirito immortale di Bridget. No cazzo, parlano un sacco. E lei giustamente non può parlare, per grazia di Dio, perché ci manca solo che iniziano a parlare i morti. Poi guarda, non è gold. Sì, solid, è la mia prima volta. L'abbiamo giocato solo una volta quando uscì. Se non sbaglio una volta in anteprima, e fu la mia prima anteprima. Poi basta, ci giocammo un'oretta e qualcosa, forse di più. Ma poi non ci ho mai più giocato. Cioè, tipo, vedi, ci sono queste macchinette incredibili. Perché non le posso prendere e devo soffrire? Mi fanno già male le ditina. Fai buon viaggio. Grazie, anche a te. Manca la nafta. Beh, effettivamente questo può essere un problema. Più, 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 più. Ha il telepass? Per fortuna sì.
Che bello. Spero parta la musica tra poco. Così. Ah, bello, mi dice dove andare. Orca bestia. Seguiamo questa linea. Perché sennò dura 5 minuti. Beh, assolutamente sì. Comunque è fatto di esplorazione a piedi. Non musica di Bini. Ci saranno mezzi, questo lo so. Però la roba bella è anche questa, stare qui in mezzo al nulla e ti godi lo spettacolo, perché è veramente uno spettacolo. Non è assolutamente un gioco da live, però appunto noi ce lo giochiamo nel relax totale. Che bello. I'm exactly where I wanna be, but I'm a long way from home. Questo già non mi piace, però qui voglio quello di prima. Sì, solid, è vero. È un'esperienza intima un gioco del genere. Che cos'è? Matteo non dice mai. Che cazzo è? Ha finito di giocare tu? Ora facciamo questa missione. Ciao Aimstorm. Matteo è andato in Giamaica. Matteo in Giamaica. Matteo è andato in Giamaica. È il nido di vermi che ti ridanno la vita. Oh no, quei cessi che si era mangiato la signora. Popcorn di carne, che schifo. Che meraviglia però, porco cazzo. Sulle trombe, chat. Devo fumare. Ma perché non ci ha girato intorno? Lasciatemi stare. Io seguo la linea. Oh no, 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 qui. La musica ha copyright. Beh sì, ma tanto non è monetizzata questa live, quindi non fa niente. Cioè, ipoteticamente la cosa peggiore che può succedere è che monetizzano loro al posto mio. Ma a me non mi interessa niente se li prendessero pure i soldi. Non mollare mai se mi vuoi. Cioè, se live sono fatte veramente solo per chillare insieme, non mi interessa monetizzare. Quindi sti cazzi. Che bello. Cioè, immaginati essere qui a Irla. Che vabbè, anche in Italia ci sono posti così, per amor di Dio. Però una pace dei sensi deve essere qui da soli. Credo che questo sia uno dei pochi giochi insieme tipo a Red Dead Redemption dove veramente ti puoi immergere nel mondo. Ancora di più Red Dead Redemption perché è anche pieno. Usa lo scanner topografico. Qua ci stanno i mamuzzi.
Che è sta roba? Non posso, ok. Andiamo a fare una cammina di montagna. Madosi. Una scala, andiamo a prenderla. Belle le camminate sulle Dolomiti, bravo. Mi è entrata in testa quella canzone. Voglio la scala, chatti. Assolutamente sì, Aimstorm. Veramente incredibile. Afferra corda. Come funziona, mo? Bellissimo. Ma è fortissimo. Cazzo, ma questa roba qua l'ha messo un altro giocatore. Ma che bello. Che bella giornata. Proprio i testi di Bini. No, evitiamo i testi di B. Ancora un po' più in là. Che fatto oggi? Arrabbiata con mamma. Morta. Multiplayer asincrono. Bellissima sta roba. Sì sì, ho messo il mi piace infatti. Beh, immagino che andando così vado bene, no? Con l'impressione di no. Cioè in capo a me sto andando bene, scopriamolo. Ehi Rand, come ti permetti? Ho come l'impressione... Oh no, qui! No, ragazzi! Ragazzi, quasi sciulea! Ragazzi, fermi, fermi! Ah, c'è la scala lì. Ma mi posso fottere la scala del giocatore, secondo voi? Effettivamente, scusa, ma come fa ad avere una scala questa? Afferra. Snake Eater. Da questa parte! C'è nessuno? Sembri tu sugli scogli a pesca, che bella live. Allora, dove andiamo? Di qua o di là? Andiamo a sinistra, va. Arrampicati. Va, arrampichiamo. Saliamo su. Sulle montagne dell'Everest. Oddio, è stanco il mio personaggio. Ma mi sto ricordando una roba. Ma sbaglio ad una certa. Mi si rompono le scarpe, tipo. Oh no, 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 no. Chissà dove cazzo sto andando, chat. Proseguiamo di qua. Si consumano, bellissimo. Mi servono le Crocs. Se non sbaglio si consumavano, si rompevano, una roba del genere. Sono scarpe di gomma. E questo non te lo so dire. Ma ad una certa penso lo scopriremo. Perché addirittura possiamo avere delle scarpe di ricambio. All'inizio del gioco si vedono anche. L'inceneritore di Acerra, chat. Mi raccomando Lino, quando vedi una roccia faccia addosso. Sempre. È il mio mestiere andare addosso alle rocce. E lì che cazzo sta succedendo? Mannaggia la mia... Ma scusa, ma se cado con mia mamma che succede? Giusto per sfizio, voglio vedere. No, mamma, scusa. No. Mi spiace così tanto. Scusatemi. Dovevo scoprirlo. E vabbè, tanto... Oddio, che ho combinato. No, l'armadio.
zitti, non lo dite ad Alessandra. Ho cummato tutto l'armadio. Bless you, ragazzi. Ah. Eccoci qua. Ma che schifo. Come l'armadio, con uno starnuto. Eh sì. Un giorno devi finire sto gioco. Solo dopo un tot di tempo è diventato... Ah, un giorno devo finire sto gioco. Solo dopo un tot di tempo è diventato tutto troppo stealth e mi ha un po' annoiato. Però è un capolavoro come pochi. Spero riuscirà a non annoiarmi. Scusatemi. No, il bambino piange. Mi dispiace. Volevo... No, un secondo. Aveva detto salvare. Sistema, salva. Ok, abbiamo salvato. Non c'è in live? No, credo stia giocando. No, non piange la mamma, piange il bambino. Quello che abbia... No, ragazzi, è vero, che cazzo è che stava piangendo? No. What? No, non ce l'ho il bambino. Scusatemi, rifacciamolo un secondo. No, questo è lore, bro. Sulla schiena? No. Ha il bambino, è dentro il sacchetto. Il bambino che abbiamo tutti dentro di noi. Lì non lo hai. Dove cazzo è? Forse è questo sacchetto? Quello piccolo giallo? No, non è quello piccolo giallo. Dentro il sacchetto giallo perché è morto. Ma sta piangendo. Vabbè, vediamo. Vediamo. Inserisci un cadavere nell'inceneritore. Va bene. Cremiamo. Facciamo la crema. Sapore. Bello. Mi sono proprio divertito, devo essere sincero. Sono contento di star giocando. Magari giocherò God of War anche con voi. Però da dove sono io già. Quindi lo finisco e basta. Ah, ok, prego. Crema chantilly di mamma. Vi faccio una domanda, perché io non ho gli alert di YouTube. Ma secondo voi, qualcuno che è entrato per caso c'è? Io non so come funzionano le live di YouTube. La densità chirale nella zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui. Oh no. Ci ho messo mezz'ora ad arrivare, come devo tornare subito? Brucia l'altro carico prima di andare. Bravi, bravi. Tutti quanti che dicono io. Ah, sarebbe il bambino, avevate ragione. Cos'è? BB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. Ah, eccolo. Il BB. È stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro. È tutto nel registro di Igor. No, andremocelo noi. È piccolo. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. No, Fabio, che passata. Ciao, Stefano. Ma scusatemi, ma io devo capire. Questi BB sono... esseri creati apposta per aiutarci ad individuare le creature o sono veramente dei bambini che poi crescono?
paura. Lo scopri più avanti, ok, ok. Lo scoprirai, perfetto. Beh, basta che lo dicano. Si mangia. Saporiti. Ma ti sento forte e chiaro, perché non ti rispondiamo? La densità chirale è in aumento. Condizioni da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Bene. Nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Ho come l'impressione che tra poco prenderemo una bella inculata. Se qualcosa ti mangia, comparirà una voragine. Come è successo prima. Certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Su Telegram, Marco? Dopo la recupera. Recupero. Ah, bravo, ce lo teniamo noi. E ce lo colleghiamo tipo cordone ombelicale, fico. Fichissimo. Cioè, c'è pure lui in sto gioco. Ok, Fabio. Accenditi, stronzetto. Ma forse è vero che sei difettoso. Sì, Solari, sabato. Sabato facciamo la 12 ore di Elden Ring. Lui chi? L'attore di Hannibal. Non ricordo il nome, purtroppo. Attorone. Prenditi. Un attorone. Cioè, solo a livello di cast deve essere costato una madonna questo gioco. Ciao Giulia. Mel Mikkelsen. Vabbè, dico di Hannibal perché è quello di, per cui me lo ricordo. Ok. Come me ne vado, ti prego? Io me ne vado a caso. Via, via. Allora, sei d'accordo. Accovacciamoci. Guarda come moriamo. No, non voglio fare casino, me ne voglio solo andare. Via, via. Ragazzi, stanno incazzando. Piano, piano, andiamo via, andiamo via. Tranquillo, abbiamo questo mulino a vento con noi, non capisco. Fallo duro. Che bello che stanno crescendo le piante, come avevo detto. Ragazzi, ho scappo, ho paura. Via, via. Aiuto, 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 aiuto. No, ho fatto un casino. Cazzo. Ok, ok, no. No. Andate via. Via, via, Gesuele. Buttati dalla montagna. Via, via. No, 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 non ti buttare. No, no, fermo, 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 fermo. Ok. Easy, chat. Oh, no. Vabbè, non credo morirà. Eccoci qua. Easy. Easy. E che ci è voluto? E io, ma come scendono sopra questa montagna enorme? Da lì. Cazzo, ma il mio BB è incazzato. No, piange, non lo posso coccolare. Che sofferenza.
Oh no. Scendi, scendi. 100 milioni, madonna. Ragazzi, mi fa paura questo gioco. Via, via, tutto cacato. C'è un tasto per cullare BB, immagino che me lo diranno. Questo particolare dell'erba che cresce e muore. Guarda, 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 è bellissimo. Perché è proprio quello di cui parlavo prima. È proprio curato in ogni minima cazzata. Se mi butti in acqua... Perché io come scendo da qui sopra? Ok, c'è una scala lì giù. Andiamo alla scala. Ti fa male? È bassa, no? Beh, eviterei. Ti bagni. Credo sia l'ultimo dei problemi bagnarsi. Igor, nemici e scariche di adrenalina. Che significa? Aspetta un po'. Controlla BB. No, calmiamolo. Buonanotte, bel bambino. Ti cullo. Ecco qua. E ora sta molto meglio. Un secondino. Ora sta un amore questo BB. Un secondo. Vai canestro, non lo voglio buttare. Sarebbe da provare però. Un secondino e ci sono. Mo arriviamo lì e ci fermiamo, eh. Che finiamo questa missionciona. Che padre modello. Però domenica lo rifacciamo, eh. Domenica rigiochiamo. Tieni premuto il sinistro per la borraccia. È più stressato di prima. Non è vero. No, scendi, non salire. Vabbè, dai. Borraccia. Contiene la bevanda che ripristina il vigore. Beviamo. Beviamo. Kojima sta guardando in live. Si metterebbe a piangere se fosse in live. Snake Eater. Vado. Palloni. Gli puoi fare la ninna. Aspetta, riproviamoci. Controlla il BB. Calma. Ciao Bartolomeo. Semplicemente perché volevo rilassarmi un po'. Scuoti, scuoti il bambino. Scuoti, dormi, gran buchino. Bini, 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 bini. Dormi, dormi, bambino. Si è ingazzato. Così, sono qua veramente solo perché voglio giocare Death Stranding e mi serviva compagnia. Così vomita. Ehi, quanto è sensibile sto creatura. Ho shakerato. Caffè? Caffè? Laviamoci. Mi posso... No, raga, si è lavato per davvero. Bella questa. Grande Igor, sei un figo. Che bello. Igor Miti. Sì, Igor è un fico. Mangia. Che schifo, mangio di vermi. Guarda, guarda che bel verme. Lino, sì? È il prurito. Lino, Igor è il tizio che portava i corpi all'inceneritore del gioco ed è morto. Non è un giocatore online.
ora sono triste. Ma come? Ma sono triste. Ma Ho sette Igor. Probabile psycho. Smetti con quelle mani che diventi cieco, Bello. Ciao fantocci, buonasera. Biello. È un saluto a Igor, certo, con lo 7. Così. Mi ricordo un po' l'Islanda. Credo sia proprio ispirato all'Islanda il luogo. Da quel poco che ricordo, ho giocato tipo 4 ore l'anno scorso. Sbloccavi quando ti potevi mettere anche tu. Effettivamente sì, io non posso ora. Lo so, brutto pingone, lo 7 che cos'è? È il nuovo F, lo 7. Ah, mi sono rilassato, devo essere sincero. Ma non so, mi piacerebbe finire... il 7 è un numero, sì. Mi piacerebbe finire il problema dei tre corpi. C'è l'ultima puntata che ci manca. Mo vediamo se Ale pure c'ha un pochettino di voglia, così lo finiamo. Mi prendi in zivo, mai. Praticamente la Sicilia. Credo sia più rossa la Sicilia. Siamo arrivati sani e salvi, senza nessun problema. Come rossa? Vabbè, più sabbiosa me la immagino la Sicilia. Controllo IP. Ok, accettato. Cioè non me la immagino verde. Non ci sono mai stato, Benvenuto a Capital Not City. Non ci sono mai stato. Prima o poi ci devo andare. Ci manca l'ultima. Mo vediamo di finirla. Anche se vorrei continuare anche Dragon Ball. Pipirirubeure. Quello è l'Egitto. Vabbè. C'è la macchia mediterranea anche lì. Beh, sicuramente ci sono zone erbose, per amor di Dio. Cioè, non è desertica la Sicilia, però... Che occhiali da rincoglionito. Ciao Domenico, comunque. E ancora buona Pasqua a tutti. È un miracolo che siate riusciti a tornare. Se qualcuno dotato di Dooms si collega a un BB, sentimenti e ricordi provocano un feedback. No, la macchina, quale macchina? Paura e stress. Non mi confondete più di quanto io non sia confuso. Di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BB è stato usato oltre ogni limite. Ma perché non lo vogliono? Ma basta, lasciatemelo stare, è mio. Datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Ma cattivi. Non cadere nei tranelli. Sono triste ora. Vogliono uccidere il mio bambino. Il mio bebebebe. Era da un po' che non utilizzavamo il tempo, il termine BB. Tipo pure sta connessione con lui, la devo capire. Io sarò sempre con te. Perché non ci ho capito un emerito cazzo. Bebebebebe. Ecco il tramonto. Che bella canzone. Fai uno sbadiglio. Non occorre far finta. Ecco, grazie. Gentile. Posso dire che però è terribile sto bambino. È veramente bruttissimo.
Tormelino, sì, vado a dormire. Beh, tu scherzi, ma tra poco veramente vado a dormire. Anche se oggi mi sono svegliato proprio tardi. Erano le 11 passate. Pelato come te. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB 28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Bravo. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, scuotilo di più. Siamo noi che la dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Povero BB. Porgi i miei saluti alla presidente. Ah, scusa, ma effettivamente, ma non era morta. Di che cazzo sta parlando questo? Era defunta. Ho finito di scuotere, veramente, ma povero Cristo. Lo stiamo distruggendo. Ciao, Job. Come va? È quasi ora di andare, Sam. Uè, signora, in rosso. Buonasera. Sembra piangere, sembra piangere. Tieni. È una chiappa sogni. È vero, Gianluca, hai ragione. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Tutto bene, Job. Buona Pasqua. C'è stato un periodo dove ero in fissa con gli acchiappasonni, perché nella mia zona aveva aperto questo negozio di tutti questi articoli, che non so bene come definirli. Hippie, va? Non, anche se non credo sia il termine giusto. E avevo la stanza piena. Buongiorno, Sam. Mi fissai pure con l'incenso. Oddio, che cazzo vuoi? Ho una stanza privata. Ringrazia la Bridges. Grazie. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il divano. Poi vai nello studio della presidente. No, non era un negozio di indiani. Articoli stregoneschi. Il periodo spirituale. Ah, ecco qui il momento tanto atteso. Facciamoci la doccia. Wow. Sì. Ma io ho visto lo scroto o mi drogo? Oddio santo, che piedi piedosi! Sam, mi senti? Ma pure nella doccia, rompo i coglioni! Ah, per la miseria. Non esiste più la privacy adesso. Oh, no. Tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Barò. Ma come fa a fare la bubù lì dentro? Presidente, appena hai finito, ti sta aspettando. Ma scusami, come faceva a sedersi lì dentro? Era minuscolo quel bagno. Babò, al ristoramento ufficio della presidente. Sì, si sono letteralmente incollate quelle mani. Fai la cacca mentre fai la doccia. Quello è utile. Grazie. Quello è molto utile. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Perché è inutile la tavoletta. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza. Della nuova America. What the fuck? Com'è possibile? Amelie. Mia sorella? Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Ciao Paolo. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? Baronne. E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ok, eh? Ma a te sì, Sam.
Ti trovo bene. Cosa significa? Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti? Tutto quanto? Sono confuso. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Se il prende il sole invecchia prima, in vacanza. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio America. Per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. Mi spiace, è così che limbo. Ricostruiremo il nostro paese. Ma Savanna. Per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. Lei è bellissima, no, comunque. Me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Anche lei tu è un'attrice, hai no? Tutti i punti. No, no, assolutamente sì, solid. Ho ben Amelie capito che spiegano tutto. Con il meglio della Bridges 1 ed è andata a ovest. Ah, bravo! Sì, lui mi sta un po' sui coglioni, se posso dire, eh. È totalmente inespressivo. Li ho guidati oltre i crateri e i territori delle città. Eleonora è la doppiatrice. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Che belli che sono sti mostri. Mi piace molto perché sembra che hanno tipo il cordone ombelicale ma nella terra. Lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Fichissimo. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Not City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato. Ah, lo hanno proprio. Bello, bello. Fu eliminata e Amelie fu catturata. Immagino spiegheranno anche effettivamente perché esistono. Oh no, povera Amelie. Catturata. Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero. Ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Not City. Ok. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA. Sì, sono tutti attori. Bellissimo. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens, un gruppo separatista di mutante. Comandano Edge. Gli Homo Demente. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Il tizio che volava. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. Ok. Fico. L'attentatore suicida che ha distrutto Central North era uno di loro. Può darsi. Anche loro hanno i BB. Sono ovunque. I bimbi. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Mi è venuto un altro gioco in mente che potremmo giocarci in futuro su YouTube, perché lo vorrei fare. Di mia madre alla gente di ogni parte. Quantum Break. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. No, Crash 4 no. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza. È piccato perché è un film. Che cosa fare? The Consi. Che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Beh, sì. Non sono catene, Sam. Ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso. Non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, anche Daniele, anche per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali l'ho comprato, sono sai. Isolati. A noi serve che tu li metta in rete. Ok. E per questo ti serve un Cupid. Esci in un giorno. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra Ciao, grande nazione. Ciao,
E quando arrivi a Edge Not City, Dani, qual è il tuo nick? Se l'hai detto, non mi ricordo, dillo. Bravo, Solid, anche contro sarebbe bello. Assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio. Ed è questo che serve per progredire. Ah, ma ciao, Mananone. Prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Vabbè, devo andare lì, devo premere un pulsante. Che ci vuole? Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Easy. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro. Mai più. Niente, sta incazzato. Ti prego, accetta, non ce la faccio più. Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sapete lei chi mi ricorda? La dottoressa Reed di Scrubs. Fermati. Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà. Che bella anche lei, tra l'altro. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. È contro il 5G, Sam. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. È vero, Gog. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. Devo rivederlo, Solid. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Tra l'altro, che tristezza. Io sto guardando Modern Family. Una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. E amo il doppiatore di Phil. Nella quinta stagione purtroppo il doppiatore è morto e mo ce n'è un altro. E giuro che lo odio quel doppiatore. Magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Sembra scuoterlo. Sì, è del Toro, Laris. Ma dai, sono proprio triste. Era bravissimo lui con Phil. Sì, sì, purtroppo è morto nel 2014. Ciao Triumph, tutto bene? Comunque è veramente un film questo gioco, chat. Abbiamo giocato 20 minuti forse. Per amor di Dio, è proprio quello che voglio. Quindi va bene. Signore, chill totale. Esattamente, sì. Sono con i piedi sulla scrivania. Sto in amore. Ascolta, tu sei Sam Strand. Ah, no, non è vero. Io mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Ma no, chi ce la Strand fa, Mars? Può indicare un filo, un legame. Mentre Stranding significa spiaggiarsi a riva. Certo, ed che l'ho giocato, Strand bellissimo. Significa non poter tornare a casa. Povere balenette. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. Andiamo a salvarla. Comunque noi giochiamocelo. Poi magari se per davvero lo finiamo e ci viene voglia, ci giochiamo il 2 su Twitch. Il nostro legame resiste ancora. Vediamo come va a finire. Purtroppo è nostra sorella, Jack. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Ma che stronza, ma me l'ha tolta per mettermela in mano. Ma non me la devo rimettere. Scostumata. E che barba di merda che c'ha questo signore. Ma torna da me, Sam. Chissà che cazzo vuol dire che prima l'hanno inquadrata con un altro abito e mo è di nuovo rossa. Io ti aspetterò. Scusatemi. Qualcosa sicuro vuol dire.
certo, Psy. Forse era un bug. No, no, no. Dove anche ora. Anche ora il vestito blu. Bellissima. Aspetta. Quella scena. Buongiorno, Sam. Sì, è vero che è l'unica che mi tocca, ma perché non mi sta toccando per davvero. È comunque una sorta di proiezione. Si era sporcato il vestito. Anche. Beh, On the Beach si chiama di serie. Ah, ma veramente si chiama On the Beach? Pensavo prendessi per il culo. Parla da Yarman. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. Chissà come mai. La stanza privata è dotata di ogni cosa. Doccia, gabinetto, eccetera. Entraci quando devi riposare, controllare l'attrezzatura o rivedere. Perfetto, un Airbnb tutto nostro. Se hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Inquadra il Pipo. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Ma che fai? Usa il bagno in piedi. Sam, parla. Madonna, ma fatemi fare la doccia. Che tenta di svelare i segreti delle spiagge e del Death Stranding. Ma che bello! Oltre a quelli degli emersi e delle dunes. Quando fai i tuoi bisogni, il tuo corpo espelle una certa quantità di materia chirale. La materia chirale. Ciao, può danneggiare la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione al chiralium e la comparsa di fobie, nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Oh. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle dooms. Fammi prelevare un campione delle tue escrezioni per i miei studi. Non li fa più. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e il tuo stato di salute. Il bagno in doccia è molto... Voglio vedere fin quando ci posso... Ma... Va bene. Va bene. Ok. Come controlli? Ispezione attrezzatura. Guarda i piedi, no, i piedi nemmeno se mi paghi. Questo scomparto eliminerà la materia chirale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Perfetto. E invece il BB, come sta? Ma appena possiamo salvare ci fermiamo, eh. Capito, Lino? Sì. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BP in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Certo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. Ah, comunque abbiamo fatto due frittate di maccheroni, che in realtà sono di spaghetti per domani, che sembrano veramente molto interessanti. Non vedo l'ora di mangiarla domani. È proprio bella sugosa. Con questi nomi reali non so chi siete. È un po' un casino. È un po' un casino, effettivamente. Con questo terminale puoi consultare. Ciao, Luca. Il database della Bridges, che include molti tipi di... Sì, per domani. Uè, chi ce la fa a mangiare? Puoi accedere al database completo, ma troverai comunque informazioni utili. Non ce la potrei mai fare a mangiare ora. Sono veramente super pieno. Ordine. Non c'è niente. Ah, lettore musicale, bello. Sistema, va bene, dai. Salviamo, ragazzi, e ci fermiamo qua. Ci siamo fatti comunque due orette e cosa. Sono quasi dei 10. E vado a vedere qualcosa. Sono veramente contento, chatti. Lo voglio continuare. E domenica facciamo un'altra live, sicuro. Probabilmente dal divano questa volta. Sabato c'è la 12 ore di Elden Ring su Twitch.
Ciao Tony, buona Pasqua a te. E vabbè, ci vediamo martedì, ragazzi. Ci vediamo martedì. Lunedì non credo riesco a fare niente, nemmeno qua, perché sono no, non ci sarà la gamba in pigiama. Sono a fare la grigliata. Oddio, non credo sarà una grigliata perché non c'è buon tempo. Però sono contento. Ci siamo divertiti, dai. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. A me mi avete fatto compagnia. Abbiamo ripreso sto gioco e lo voglio finire. Antipatico, come? Che poi è domani, sì. Ci vediamo martedì su Twitch, chatti. Va buono? Uè, riposatevi, facite bravo, è stato veramente un piacere. Lo rifaremo assolutamente. Ciao, 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 ciao. Ciao, amici.